tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Provoca incidente in A14 e scappa, poi si presenta in commissariato, denunciato un giovane anconetano. 4 giorni di esercitazioni militari all'aeroporto di Fano, in azione le forze speciali dell'aeronautica. L'Alma Juventus Fano vince a Civitanova e porta a casa altri 3 punti. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. In apertura la cronaca. Era ricercato per omissione di soccorso dopo aver causato un incidente in autostrada tra Fano e Marotta. Il giovane di 23 anni si è presentato spontaneamente al commissariato di Senigallia. Sempre più spesso si registrano fatti di cronaca che riguardano fughe dopo aver causato incidenti stradali. L'ultimo caso in provincia di Pesaro e Urbino risale a venerdì scorso lungo l'autostrada 14 in direzione sud tra Fano e Marotta. Poco prima dello svincolo per il casello, intorno alle 13, il conducente di una Porsche di colore nero, nell'effettuare una manovra di sorpasso a destra di una Mini con 4 persone a bordo, l'ha urtata nello spigolo posteriore destro. A causa dell'impatto la Mini è finita contro il guardrail andando in testa a coda e un occupante del veicolo è stato proiettato fuori dall'abitacolo finendo in corsia di marcia. Le sue condizioni inizialmente sono sembrate molto gravi, tanto che è stata allertata l'eliambulanza, poi però la chiamata è rientrata. Con grande prontezza il conducente della Mini è riuscito a raggiungere la piazzola di sosta circa 40 metri dall'incidente e a soccorrere l'amico ferito trascinandolo a bordo della strada. I 4 occupanti della vettura, ventenni della provincia di Ancona, sono stati trasportati per le cure da 2 ambulanze del 118 all'ospedale Santa Croce di Fano, dove sono state riscontrate ferite guaribili dai 10 ai 15 giorni. Il più grave, sbalzato dal mezzo, è stato trattenuto a nosocomio in osservazione ma non in pericolo di vita. Nel frattempo la polizia ha subito acquisito testimonianze e informazioni utili ad identificare il pirata della strada, diramando immediatamente le ricerche in tutta la regione. Intanto il fuggitivo, che non si era fermato a prestare soccorso, si è presentato spontaneamente al commissariato di Senigallia. Si tratta di un 23enne, anche lui della provincia di Ancona. Negli stessi uffici poi si è recato anche il personale della polizia stradale di Fano per procedere alla denuncia del giovane per fuga e omessa assistenza a seguito di incidente con feriti. E un bimbo di 18 mesi è stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere caduto dal terrazzino di casa Fanano di Gradara. Sulle cause dell'accaduto stanno indagando i carabinieri, ma secondo una prima ipotesi la madre avrebbe perso di vista per un attimo il piccolo, che si sarebbe arrampicato sulla ringhiera per poi precipitare al suolo. È caduto da un'altezza di 2 metri, in quanto il terrazzo si trova su un piano rialzato. Per l'impatto con il cemento ha subito un trauma cranico e uno al torace, ma non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Un furto è stato messo a segno in una casa isolata di campagna in via Rialdone a Orciano, al confine col territorio di Monte Porzio. Vittima nel tardo pomeriggio di venerdì scorso una giovane coppia di olandesi. Approfittando del fatto che l'abitazione fosse vuota, poiché il proprietario si trova all'estero per lavoro e la moglie con i 2 figli a fare la spesa, i ladri hanno forzato una finestra al piano terra e si sono diretti in camera da letto. Il raid ha fruttato ai malviventi 2 orologi Rolex e alcuni piccoli oggetti d'oro per un valore che supera i 10.000 euro. Ed ora torniamo a parlare di elezioni regionali. L'attuale presidente Gianmario Spacca ha annunciato la sua candidatura per il terzo mandato, ma con simboli e vesti differenti dal PD e dal centro-sinistra. Sentiamo allora che cosa ne pensano le varie parti politiche.
Dalle 13.30 di ieri è iniziata ufficialmente la campagna elettorale. L'orario coincide con la chiusura della conferenza stampa dell'attuale governatore delle Marche Gianmario Spacca. Durante l'incontro ha annunciato la rottura con il centro-sinistra, la sua candidatura per il terzo mandato alla testa di una formazione centrista. Il suo partito Marche 2020, fondato da lui e dal presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi come associazione politico-culturale formato dal nuovo centrodestra e UDC. Dopo le sue dichiarazioni si sono scatenate le reazioni provenienti da destra e sinistra. Tra queste c'è chi, come il candidato PD Luca Ceriscioli, chiede le dimissioni del presidente, ritenendo che Spacca e Solazzi vogliano solo mantenere la poltrona e i privilegi. Ponendo la propria candidatura si è posto in apertura in dialogo con la destra, in qualche maniera prefigurando un'uscita al centro-sinistra che l'ha sostenuto per 10 anni come presidente, di cui ha fatto parte negli ultimi 20 anni, diciamo abbandonando il voto che gli ha permesso di arrivare lì. È difficile capire, dopo 25 anni nello stesso ente, no? Di cui 10 da presidente, 5 da vicepresidente, 5 da assessore, 5 da consigliere, l'idea di essere ancora necessario a quella struttura. Diventa solo un fatto personalistico, diventa solo un fatto di poltrona. Il problema col PD non è più un problema politico, ma il problema dei terzi mandati che il Partito Democratico ha deciso di non concedere a nessuno. A dire la sua è anche il segretario regionale del PD. Quello di Spacca è un tradimento, ha dichiarato Francesco Comi. È passato da sinistra a destra, da Prodi a Berlusconi senza alcun pudore. La cosa si commenta da sola, ha riferito invece Giancarlo Danna del gruppo misto Regione Marche. Se nelle segrete stanze ci fosse chi ha pianificato questo percorso che punta a demolire il centrodestra, come minimo Spacca si dovrebbe dimettere con lui l'intera giunta. Intanto il centrodestra si prepara a bordo campo. Remigio Ceroni di Forza Italia aspettava da tempo questa candidatura. Noi siamo disponibili ad un confronto per un'alleanza alternativa al PD, ha dichiarato. Entusiasmo poi arriva anche dal capogruppo del nuovo centrodestra in regione, il fanese Mirko Carloni. Beh, io credo che Spacca abbia subito diverse angherie da parte del Partito Democratico. Su molte cose l'abbiamo criticato la giunta, ma devo dire che molte responsabilità ricadono sul PD più che su Spacca, specialmente quelle riguardanti la salute e altri temi. E con prudenza, ma stiamo cercando di creare tutte le condizioni politiche affinché questa candidatura sia effettivamente una candidatura per sostituire il centro-sinistra al governo della Regione Marche e in qualche modo far sì che ci sia una rappresentanza moderata che possa cambiare rotta in questa regione. Quindi ritengo che in qualche modo una svolta in questo momento nella Regione Marche serva e credo anche che se tutte le forze alternative al PD si uniscono in questo momento c'è la possibilità concreta di cambiare verso nella Regione Marche. Con Spacca sale adesso a 6 il numero di candidati governatori: Luca Ceriscioli per il centro-sinistra, Luca Rodolfo Paolini per la Lega Nord, Edoardo Mentrasti per la sinistra, Gianni Maggi per il Movimento 5 Stelle e Stefano Aguzzi per le liste civiche, liste che hanno accolto con soddisfazione l'apertura del governatore, che ha dichiarato di considerarle interlocutore privilegiato per una coalizione allargata, ma loro, come sottolineato in una nota, non accetteranno dettami e condizioni poste dall'alto e che non condividono. Prima di un'eventuale alleanza vogliono capire fino in fondo le reali intenzioni di Spacca e di Marche 2020. I sindaci di Pesaro, Monbaroccio, Gradara e Gabice hanno firmato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia. La sigla di Matteo Ricci, Angelo Vichi, Franca Foronchi e Domenico Pascuzzi nella Sala Rossa. Come specifica l'atto costitutivo, l'Unione diventa un ente locale, costituito per esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni conferite dai comuni entro l'11 aprile. Poi dovranno essere eletti tutti i consiglieri dell'Unione. E c'è anche quello di Fano fra gli aeroporti italiani in cui da domani si svolgeranno delle esercitazioni militari. L'aeroporto di Fano diventerà per 4 giorni una base militare. Si svolgerà infatti un'esercitazione che da domani fino a venerdì prossimo coinvolgerà le Marche e l'Emilia-Romagna. Di giorno e di notte saranno diversi i protagonisti, come incursori, fucilieri e militari di copertura a bordo di 3 o 4 elicotteri. Verranno eseguite una serie di operazioni a terra e in volo e a partecipare saranno diversi reparti dell'aeronautica militare, facenti parte sia delle forze speciali sia degli enti che forniscono
forniscono loro supporto necessario. Fra questi, quelli con base a Grazzanise, Cervia, Martina Franca, Furbara, Pisa e Villa Franca, denominata Composite Scaglia 2015 della prima BAOS, Brigata Aerea Operazioni Speciali. L'iniziativa interesserà anche le zone degli aeroporti di Cervia, Ravenna e Rimini. Il compito della brigata è quello di assicurare la specializzazione e l'addestramento delle forze alle sue dipendenze, al fine di mettere a disposizione dell'aeronautica e del paese stesso una capacità completa sia a livello nazionale che internazionale. Per migliorare le abilità e permettere quindi un migliore intervento in sinergia, l'attività verrà svolta anche al buio con l'ausilio di visori notturni. Poi, se sarà necessario, verranno modificate anche le procedure esistenti sotto la supervisione della BAOS, che si è trasferita sull'aeroporto di Cervia lo scorso settembre, e sotto la guida del generale Francesco Saverio Agresti. Da domani dunque i cieli saranno attraversati da elicotteri, quindi se qualcuno sentirà il rumore o li vedrà volare a bassa quota non dovrà preoccuparsi, sarà solo un'esercitazione. E si preannunciano disagi nel centro storico di Fano. Dal prossimo mese inizieranno i lavori per sostituire le tubature dell'acquedotto. Se ne è discusso oggi in comune con i rappresentanti delle associazioni economiche di categoria. Si è svolto questa mattina in municipio un incontro con le associazioni economiche di categoria per presentare il piano dei lavori che l'ASET ha programmato nel centro storico e che riguarda la sostituzione delle condutture dell'acquedotto comunale. Erano presenti gli assessori ai lavori pubblici Marco Paolini e alle attività produttive Carla Cecchetelli e l'ingegner Matteo Lucertini di ASET. Paolini ha ricordato come questo intervento di bonifica sia necessario e non più rinviabile a causa delle perdite che si registrano in rete e dei conseguenti contenziosi che sorgono con la società partecipata. Ha sottolineato inoltre che l'opera consentirà di riqualificare il centro grazie al rifacimento della pavimentazione. L'erogazione dell'acqua non sarà mai interrotta e gli accessi ai negozi verranno garantiti mediante tavole di passaggio. Attenzione verrà posta anche al problema delle polveri e delle operazioni di scarico merci. Occorrerà inoltre trovare un'altra destinazione temporanea sia per gli hobbisti dell'antiquariato, in particolare nella seconda domenica del mese di maggio, sia per alcuni ambulanti di piazza 20 settembre. Riguardano alcune bancarelle che sono proprio lato Corso Matteotti, quindi a queste bancarelle dovrà essere ritrovata una giusta collocazione per non poi danneggiarle anche per l'attività del commercio. Si sta facendo di tutto per cercare di alleviare e di creare meno disagio possibile sia ai cittadini che agli operatori economici, perché come sappiamo sono in forte crisi e debbono logicamente lavorare. Dalle associazioni è venuto l'invito a sfruttare i giorni di bel tempo rinforzando la manodopera o magari allungando l'orario di lavoro su più turni. Il piano dell'intervento, che comporta una spesa di 450.000 euro, prevede due grandi stralci. Il primo, che riguarderà Corso Matteotti e via adiacenti, sarà effettuato entro il prossimo 30 giugno, mentre il secondo, che riguarderà piazza Costanzi e via Cavour, sarà cantierabile in autunno, probabilmente dopo metà settembre. In dettaglio, il primo stralcio vedrà a sua volta un'esecuzione per settori. Intanto i lavori iniziano subito dopo Pasqua, quindi il 13 aprile, e in questo primo stralcio di lavori si completeranno al 30 di giugno, insomma probabilmente anche prima, diciamo entro giugno. Il primo stralcio di lavori interessa Corso Matteotti da via Arco d'Augusto, chiaramente a via Garibaldi, quindi tutto quel tratto. E poi a settembre, dal 30 settembre al 30 novembre, si faranno le aree di Piazza Costanzi e via Cavour. I lavori chiaramente interessano la rete acquedottistica, quindi prevederanno uno scasso, la posa in opera della nuova tubazione, il riempimento, la soletta e poi in seguito la selciatura. Nei primi 15 giorni fino al 27 aprile si partirà da via Arco d'Augusto a via Montevecchio, subito dopo da via Montevecchio a via De Pili e infine l'ultima parte del corso fino a via Garibaldi. Se fin dall'inizio dovessero nascere dei problemi, successivi interventi saranno rimandati a dopo l'estate. L'obiettivo è una riqualificazione. Sul cantiere vi saranno sempre i responsabili, quindi qualsiasi richiesta, insomma, verrà presa in considerazione per alleviare eventuali problemi, insomma, ecco.
Grande successo per la mostra Bici del passato, oltre 2000 le persone che hanno ammirato le biciclette d'epoca esposte dal 7 al 15 marzo scorsi nei locali dell'ex chiesa San Michele a Fano. Notevoli anche le foto che per un momento hanno riportato in vita luoghi e personaggi noti e meno noti di una Fano senza le auto. Attraverso l'iniziativa l'associazione Forbici ha voluto ricordare che il modello di viabilità attuale è pericoloso per ciclisti e pedoni. E adesso passiamo allo sport, all'Alma Juventus Fano che ieri a Civitanova ha vinto, ora i Granata sono a meno 6 dalla capolista biancorossa. Tutto pronto al polisportivo di Civitanova per l'entrata in campo delle squadre tra Alma Juventus Fano in maglia granata e Civitanovese in maglia bianca padrona di casa. Favo innesca molto bene Gucci, la palla buona per Gucci, Gucci era solo e poi serve Sivilla, il tiro, il gol! Andrea Sivilla! Parabola arcuata, va giù, intanto ci dovrebbe essere il, attenzione, il calcio di rigore. Parte Davide, il tiro di Borrelli, la parata del portiere e poi Gucci. Intanto c'è la palla che resta lì, attenzione, Gucci, torta, incredibile, incredibile occasione, c'è Degano, la deviazione, ancora Lunardini, tocco verso Sivilla, a Marconi, in area di rigore, Marconi, palla sul destro, quindi Favo non aggancia, ma la palla si insacca in rete. Scende sulla destra, Marconi mette nel mezzo, Cossu di testa, Gucci, il fallo di Nicolò Gucci che deve fare attenzione, il cartellino rosso però, il cartellino rosso al numero 3. C'è Degano intanto che penetra centralmente, Degano, il tiro, il gol di Degano per la Civitanovese. Azione personale di Degano che mette in rete al minuto 39. Ecco il fischio finale. L'Alma Juventus Fano batte al termine di 95 minuti la Civitanovese 2-1. E la telecronaca di Sergio Catalani la potrete riascoltare perché fra poco andrà in onda la partita integralmente. E per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito. Buona serata.